Amici, bentrovati, buona domenica, siamo ormai quasi alla fine del nostro lungo tempo pasquale, bellissimo, in cui abbiamo riflettuto sulla presenza di Gesù risorto in mezzo a noi. In questa domenica festeggiamo all'inizio di giugno l'ascensione del Signore Gesù, il momento cioè in cui Gesù torna al Padre. Racconto dell'ascensione lo abbiamo trovato nella prima lettura in Luca, negli Atti degli Apostoli, e poi abbiamo trovato una cosa un po' simile quando l'Evangelista Matteo ne parla di nuovo. Dobbiamo anzitutto specificare una cosa: il racconto di Luca e anche quello di Matteo, mette insieme la storia ma soprattutto la teologia, quindi dobbiamo sempre avere un doppio registro nel leggere questi eventi. Possiamo dire così che all'interno della logica narrativa del Vangelo la resurrezione e l'ascensione alla Pentecoste sono un tutt'uno. Che poi sia avvenuto 40 giorni prima o il giorno stesso, ci sono delle contraddizioni interne al Vangelo che non vogliamo risolvere qui. Semplicemente Luca si ritrova ad avere una comunità di cui anche lui fa parte, a cui si rivolge, in cui c'era la preoccupazione di quando sarebbe tornato il Signore. Si pensava fosse una cosa di ore, di giornate. C'è tutto un fermento che troviamo molto nelle comunità di Paolo e che ci rimanda appunto a questo clima un po' euforico. La risposta che tenta di dare Luca allora è: non chiedetevi quando torna, peraltro sono passati 2000 anni, ma che cosa fare intanto, che cosa è successo nel frattempo. E così abbiamo sentito questo straordinario racconto, molto semplificato, un po' schematizzato, di Luca negli Atti degli Apostoli. Dovete sapere che a chi conosce un po' la Bibbia come voi, subito c'è quest'idea, questo rimando, per cui questo racconto certamente ha a che fare con un episodio raccontato nel secondo libro dei Re, del passaggio di consegne fra il profeta Elia, il più grande profeta vissuto nel Primo Testamento, e Eliseo, suo discepolo. Elia a un certo punto ha concluso il suo percorso e, diversamente da tutti gli altri, ed è il primo che si sappia nella Bibbia, ascende direttamente al cielo sopra un carro di fuoco, sparisce in mezzo alle nubi e il suo discepolo Eliseo gli ha chiesto un po' della sua saggezza. Ed Elia dice: non so dirti come, ma se mi vedrai mentre io scendo al cielo, allora vuol dire che avrai la mia saggezza. E così succede. Mentre Elia scompare su un carro di fuoco, non soltanto Eliseo lo vede sparire nelle nubi, ma cade anche il suo mantello, lo raccoglie e Eliseo, è incaricato di continuare la missione, prende un po' dello spirito profetico di Elia. Sicuramente quando Luca racconta questo, il fatto dell'ascensione di Gesù, ha in mente questo episodio. Probabilmente non lui direttamente, perché lo sappiamo che non è un ebreo, ma è un greco diventato cristiano, ma questa identificazione fra Giovanni Battista ed Elia, questo ambiente culturale ebraico in cui lui si è immerso per poter raccontare con efficacia l'avventura cristiana, lui che non ha mai visto Gesù in vita sua, certamente ha avuto eco di questa cosa. Ecco allora che troviamo le stesse caratteristiche: la nube che avvolge Gesù, ricordate anche sul Tabor durante la trasfigurazione, ricordate la nube che campeggia la sommità dell'Oreb, la nube è segno della presenza di Dio. Nube uguale, lì c'è Dio. Poi due uomini che dicono, danno una chiave interpretativa agli apostoli che sono presenti, che sono gli stessi, se volete, i due uomini presenti nel sepolcro, quindi è un richiamo forte alla risurrezione. Infine il fatto che siano vestiti di bianco, il bianco nel mondo biblico è sempre un richiamo al mondo di Dio. Cos'è allora questa ascensione? Diciamo che l'Evangelista Luca si concentra soprattutto non tanto sul fatto che Gesù decolli, non tanto sul fatto che Gesù sia andato via, anche perché, come dico sempre, ci sarebbe ben poco da festeggiare. Ma come? Ci lasci in mezzo ai guai? Ma come? Lui adesso non c'è più, noi che facciamo? Ma piuttosto il fatto che c'è un passaggio di consegne, così come Elia dà il suo spirito a Eliseo, il quale continuerà la sua missione profetica. Quegli apostoli lì, che sono convinti di aver capito tutto, in realtà non hanno ancora capito molto, in cui dicono: bene, adesso è finita, no? Cioè ti hai fatto prendere un bello spavento che sei morto, adesso sei risorto, adesso iniziamo il regno.
e invece Gesù se ne va, cioè lascia fare a loro. E così la Chiesa ha poi maturato questa riflessione, ha pensato a cosa vuol dire questo passaggio di consegne, a un essere qui in attesa che arrivi il Signore nella gloria. Noi aspettiamo che Gesù torni, sono passati 2000 anni, un po' in ritardo. Questo tempo, dalla risurrezione di Cristo al suo ritorno glorioso, è il tempo della consegna, il tempo di Eliseo, il tempo della Chiesa. Questa Chiesa, una Chiesa fragile, una Chiesa abitata da peccatori, una Chiesa che invita continuamente a rivolgere lo sguardo altrove. Lo sguardo altrove è interessante perché i due uomini, i due angeli, invitano gli apostoli e noi a non guardare il cielo, a non tenere fisso lo sguardo sul cielo, ma guardare in terra. Come dire, adesso forzo un po' la parola, mi perdonino i biblisti e gli esegeti se ce ne sono in ascolto, Gesù non sta dicendo non annunciate Dio, no, anzi, invitate le persone, annunciate alle persone di guardare altrove, ma sta dicendo ma fatelo con estrema concretezza, fatelo tenendo bene i piedi per terra, fatelo senza delegare a Dio, perché è Dio che sta delegando a voi, è Dio che sta dando a voi questo compito. E quest'idea è molto bella perché viene ripresa nell'ultima battuta del Vangelo di Matteo, in cui c'è il congedo, c'è il saluto, che questa volta non avviene a Gerusalemme né sul Monte degli Ulivi, come dice Luca negli Atti degli Apostoli, ma avviene in Galilea. Ricordate che sempre nel Vangelo di Matteo l'angelo aveva detto alle donne: tornate in Galilea, là lo vedrete. La Galilea, dal mio punto di vista, ha due significati: uno storico, cioè il fatto che la Galilea fosse considerata dalla brava gente di Gerusalemme una specie di luogo di perdizione. Sapete che al tempo di Gesù dare del Galileo a una persona era un insulto. Perché? Perché era una terra che era il nord, che era la terra di Samaria, regno del nord, caduto nel 722 per opera degli Assiri, Sennacherib, e quindi era una terra di meticciato, era una terra dei confini, era una terra che i puri di Gerusalemme consideravano definitivamente. Ed è curioso perché è in quella terra che inizia tutto ed è in quella terra che continua la missione. Cioè quando Gesù dice non guardate il cielo, sta dicendo cominciate ad annunciare che io sono risorto, ad annunciare il regno esattamente là dove vivete, nella vostra città, in quest'Italia litigiosa e partigiana in cui stiamo vivendo, in questo cristianesimo occidentale che è un po' perso fra i propri scandali e la fatica a trovare un'interiorità. E questo avviene sul monte di Galilea, di nuovo il monte luogo dell'incontro, ricordate la trasfigurazione, come dire, soltanto chi ha veramente incontrato Gesù può raccontarlo ai Galilei, agli uomini di confine, di frontiera, soltanto chi ne ha fatto un'esperienza forte può poi a sua volta testimoniare, donare, donarsi. Non solo, è incredibile perché Matteo dice che alcuni dubitano. Questa Chiesa è segnata dal dubbio e il dubbio non è mai una cosa negativa, ma è un'occasione che abbiamo per approfondire la nostra fede. Sapete qual è la cosa brutta? Che io incontro un sacco di gente che se sono cristiani cercano di non avere dubbi e se non sono cristiani hanno troppi dubbi. Ecco, bisognerebbe fare un mélange: a chi non è cristiano, a chi è discepolo, porsi le domande per arrivare a una soluzione, e chi pensa di aver capito tutto, farsi qualche domanda per vedere se in realtà non sia ancora da approfondire il proprio cammino di fede. Concludo come conclude Gesù. Ecco, il passaggio di consegna è avvenuto, adesso sta a noi, a me, a te, di annunciare il Vangelo, di portarlo, di raccontarlo. E siamo tranquilli perché Gesù ci ammonisce: io sono con voi, non siamo soli in questa avventura, non siamo soli in questo cammino così difficile. Vi auguro allora una buona settimana, ne approfitto anche per salutare un po' tutti, io adesso a partire da metà giugno mi prenderò una lunga pausa di riflessione per riposare un po' e per organizzarmi l'autunno per scrivere, perché in programma per il 2012 ci sono diverse cose. Voglio ringraziare le oltre 4.000 persone che ho incontrato in questi primi 6 mesi attraverso l'associazione Zaccheo e i tanti, tantissimi, decine di migliaia di persone che attraverso il blog, il sito, YouTube mi seguono.
A me fa bene incontrarvi, anche se così virtualmente, e mi sento molto Chiesa, insieme alla Chiesa, insieme a voi. Davvero il Signore è con noi, non siamo soli, in questo compito così bello e entusiasmante che è annunciare il suo regno qui in Galilea, cioè qui nel luogo di confine in cui Dio ci ha posti. Ciao, buona settimana.